una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardando a te. Vorria sapere una cosa da te, perché quando mi guarda così, si pure tu ti senti pure, non mi dice e non mi fai capire. Yeah.
Bianchi di Emma Marrone e canta Lilli Arato. Lasciami fare, scrivere anche stare, andando sotto voce, si dicono le cose più profonde di io, mi sento bella come nonna, come questo sole che ci illumina. Sentiremo la canzone Vecchio Frac di Domenico Modugno, cantata e interpretata da Piero La Barbera. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, usciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac, ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la catena nell'occhiello e sul candido gilet un papillon. Di seta blu,
s'avvicina lentamente con il cedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Bonnui, buonanotte, va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. Giunto ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorando, si nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va. Galleggiando dolcemente, lasciandosi pullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va. Chi mai sarà? Chi mai sarà? Quell'uomo in frac. Adie, 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 adie. Addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. Va bene, io ripresento i ragazzi, do le medaglie a tutti e poi allietiamo il pubblico facendo una canzone che faremo tutti assieme, compresi anche gli animatori. E noi torniamo con... Allora, io ora nel frattempo voi vi allontanate, poi veniamo a... Buon lavoro! Grazie. Sarà dura, molto dura. E allora, facciamo che noi nel frattempo ripresento tutti i bambini, daremo la medaglia. E, come io spiego sempre ai bambini, non è importante vincere, ma veramente l'importante è partecipare, e lo scoprirete poi con il canto che faremo sull'amicizia, che è una canzone che noi dedichiamo in generale all'amicizia, a tutti gli amici, ed io in modo particolare la dedico ad Alessandra Como, che mi auguro sia tra il pubblico da qualche parte. Eccola Alessandra, che è una canzone di Laura Pausini, e quindi noi la facciamo sia perché parla di amicizia e la dedichiamo a te che hai cantato tanti anni con noi. Allora, ripresentiamo tutti i bambini e Marco dovrebbe dare le medaglie, perfetto. E poi ricordiamo che ci sarà la categoria dei piccoli, faremo primo, secondo e terzo posto, la categoria dei grandi, primo, secondo e terzo. Naturalmente non può... Capisco che la gente magari preferisce uno oppure l'altro, noi siamo a quello che dice la giuria, per noi va bene, vero ragazzi, ci siamo divertiti, l'importante è stato questo, infatti. Abbiamo lavorato un mesetto, abbiamo lavorato bene tutti assieme. Allora, prima Federica Sunzieri, ve la ripresento. Un applauso a Federica, medaglia, se Marco ci riesce, forza Marco. Serena, veniteci a aiutare, Serena e Gio, detta Giuseppina da me. Allora, qua ci sono, Federica te la puoi mettere e ti metti qua che poi ci prepariamo per il canto. Seconda Silvia Bua, di qua ti prendi la medaglia. Fabiana Bisulca insieme a Alfonso Salzano, medaglia. Sì. Marica Gippetto, quest'anno siamo diventati di Fuo, viene pure Marica da Bolognetta, vero Marica? Ok, un applauso a Marica. Anna Maria La Barbera e Carla Palagonia, e sono due. E poi passiamo ai grandetti, mettetevi là sopra, bimbi belli. Rania Baluli, vieni Rania,
medaglia anche per te, per tutti. Saruccia Lovico, Sara, dillo che questa canzone l'hai dedicata alla mamma, che so che sei molto legata alla tua mamma. Tu sei una cosa grande, penso che sia una bella dedica, ognuno. Antonella la Barbera, una gemella. Antonella, che è? Senti freddo? Gioia mia. Graziella Brata, Graziella mi viene dietro, suo papà da almeno 3 anni che vuole fare cantare sta ragazzina e finalmente siamo riusciti a farla cantare. Poi Aurora Magnate, mica è pubblico moscio, applauso, che bimbi se lo meritano i ragazzi. Nadia Duca, sempre tremante, Nadia, sempre spaventata. Marta Dorsa, forza Marta, svegliamoci Marta, dai. Lilia Rato, anche lei sempre spaventata e preoccupata di come va la performance. E Pieruccio la Barbera, che finalmente ci ha degnato di cantare con noi. Allora, i ragazzi, sono sempre più contenti, che Piero abbia cantato con noi quest'anno. È vero che siamo sempre contenti. È l'unico maschietto insieme ad Alfonso, perché non vuole mai cantare nessuno dei maschietti. Dimmi, Marica. Aspetta che deve dire una cosa Marica, veloce Marica. Mi sono scordata a dire che questa canzone che avevo cantato, che ieri era l'anniversario dei miei genitori e non gli ho fatto il regalo e quindi gliel'ho fatto oggi. Allora Don Enzo deve dire 2 paroline e deve consegnare una targa, mi hanno detto. I ragazzi sono stati bravissimi. Potete constatare come o c'è il cantante di grido o non c'è il cantante di grido, quando cantano i bambini sono bravissimi e la gente è presente in piazza e le feste si possono fare ugualmente senza spendere molto. Io ringrazio i bambini, i ragazzi che sono stati bravi, ma anche l'associazione Volta alla Carta che da anni è presente nella preparazione e per la fattiva collaborazione. A nome del comitato Madonna dei Miracoli consegno la targa all'associazione a Angelo, che è il vicepresidente. Vieni Angelo, che non abbiamo presente in sala, in piazza. Angelo, che Accomando. Allora grazie, un applauso forte per l'associazione.
in assoluto va a tutti loro. Vi prego veramente di fargli un applauso perché hanno lavorato più di un mese e l'applauso più grande è per loro. Io me la chiedo. Poi ringraziamo il Comitato della Madonna dei Miracoli che ha permesso questa festa. Un grazie particolare a Don Enzo che ha messo a disposizione la casa di San Giuseppe, sempre, sempre veramente a disposizione. Lo ringrazio veramente di cuore e in modo particolare lo ringrazio io. Un grazie al Tempo della Memoria di Salvatore Bisulca, spero di averlo detto bene stavolta. Poi ringraziamo Giacomo e Maria Giovanna che ci hanno assistito dietro le quinte, grazie, fate sempre parte del gruppo. E poi Serena e Gio, Giuseppina, Sarzano, Roberta, Alfonso Piccolo e Alfonsino che ci hanno assistito in tutto il periodo delle prove, grazie, grazie, grazie. E poi ragazzi Fragama Service e in modo particolare Maurizio e Benedetto. E aspettiamo sempre la giuria, nel frattempo passiamo a Gio. Comunque un grazie particolare va soprattutto a Annalisa e Marco, senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare tutto. Ripresentiamo la giuria: Domenico La Cattuta, Antonio Bellone, Chiara Miano, Massimiliano Canfora, Massimiliano Canfora e il presidente di giuria Claudio Corsaro. Venite di qua. E allora, allora prima è sigillato. Come? È sigillata. Sì, cioè c'era l'accata. Mettetevi per esempio. Allora, è stata difficile, è stato difficilissimo, okay, valutare tutte queste bravure. Abbiamo fatto un bel lavoro, sì, anche perché i bambini hanno una voce bellissima. Tutte belle voci, però la serata ci richiede dei vincitori e abbiamo dovuto farli. Allora, qua ci sono le buste, categorie grandi e categorie piccoli. Categorie dei piccoli. E non so, le vuoi leggere tu una? No, le facciamo una ciascuna e facciamo prima degli altri. Allora, un'altra cosina, tanto per... Sì. Io farei un applauso a tutti che sono stati bravissimi. Tutti quanti. Mi guardano come se volessero leggere qualcosa dalla mia faccia, ma purtroppo sono già un libro... Io già so! Tu così, io... Io già so, letto. Ho letto la categoria dei piccoli. Allora, cominciamo con la categoria dei piccoli. Io mi sposto, che non sono invisibile. Allora. Non sono... Per me hanno vinto tutti, come dice Mastro Pietro, bellissimi, bravissimi. Però dobbiamo fare sempre una scelta. Dal terzo classificato. E allora, Nicola, vatti a mettere là, Don Enzo... iniziate a premiare e i giudici premiano pure. E qualche altro del comitato? O Nino, l'altro Nino, Pino? Dai! No, Magnate no! Magnate! Sale Pino! Sali sul palco, Magnate! E allora, categoria piccoli, terzo classificato... Oh, Federica Suzzelli. No, c'è un errore, attenzione. Ho detto al contrario. Ve li faccio vedere come sono messi. Sono messi il terzo, il secondo e il primo. Per me era al contrario, si parte da sotto. Prima classificata Federica Suzzelli. Non lo so. Sì, sì, quello è. Federica, mettiti qua. Così, dato che abbiamo stravolto tutto, terzo classificato. E poi la seconda la diciamo. Terzo classificato. Aspetta, non l'ho detto. Carla Palagonia e Anna Maria La Barbera. Un applauso! Ora me lo leggo meglio. Fate vedere il premio. Queste se lo tengono una settimana ciascuno?
me. 15 giorni ciascuno? Vedremo, dai, io ve l'avevo detto, se vincete può capitare, poi dovete dividere il premio. Ok, seduti. Secondo classificato. Singapore. E allora, terzo classificato. Terzo. Una che tremava. Nadia Duca! Secondo leggi tu? L'hai fatto vedere il premio, bravo. Tutto a posto? Come i regali quando ci sono i regali di compleanno, fallo vedere. Secondo classificato. Ma Giulia dov'è? Concetti? Chi è che l'ha detto? Chi è che ha detto che cosa? Fausto, che veggente. Qualche veggente. Secondo classificato. Era la Barbera. Grande Piero. Vedere il premio, questo lo devi portare al pub. Allora, primo classificato, Mastro Pietro. Vabbè, lo vedi. Troppo scontato. La devo deludere. Allora, è probabile che lei era ignorante, non ha capito. Oh, può capitare, ma sapete, giusto? Primo classificato. Sara Lomico. Falla vedere sta cosa. Oh. E allora, facciamo così. Facciamo cantare Sara e Federica, che sono i primi di ogni classifica. Ok, gli altri restano qua e naturalmente speriamo di vederci il prossimo anno, se il comitato continuerà a giostrare questa cosa. E allora, un applauso, Federica, a tutti gli altri. Un applauso, ve l'ho già detto, a tutti. Bravi. E un grande applauso alla nostra giuria. Stanno a se pronto tu,
sarà per me, perché quando si guarda così, si pure tutto senza morire, non mi dice e non mi fa capire. Mi hanno chiesto dal pubblico e Piero, ce la ricanti di nuovo la canzone. Giunta mezzanotte, spengo le rumori, spengo anche l'insegna, quel mondo un caffè, le strade sono deserte, deserte e silenziose, l'ultima carrozza, scivolando se ne va, fiume scorre lento, lisciando sotto i ponti. Luna splende in cielo, torna tutta la città, solo va un uomo in fracco. Ha il cilindro per cappello, per diamanti, per gemelli, un bastone di cristallo, la catena nell'occhiello, e sul cambio il gilet. S'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto che ha sognato, ma di fango ed assente, non si sa da dove viene né dove va. Ma sarà quell'uomo in braccio. Innamorato che l'andaggio se ne va. È giunto ormai l'orona, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scorrendo, si nel cielo sparirà,
la figlia è una finestra, fiume silenzioso, nella luce bianca, galleggiando se ne va. Verso il mare, verso il mare se ne va. Il mare sarà, il mare sarà quell'uomo in frac. Adie, 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 addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. Buonanotte, al prossimo anno, grazie a tutti.